Pixelan Paradise Experience number 2 e tocca al nostro Daniele, ribattezzato Shurpintaubi per l'occasione. Andiamo a vedere quello che sbusta e come costruisce il mazzo. Vai Daniele! Andiamo allo sbustaggio. Vai. Brasca in faccia a Brasca, non dai la soglianza. Bene, andiamo via, andiamo alla caccia del tesoro. Attenzione, già nero blu, andiamo allo spizzaggio, non sarà tutto così lento. Sì! Perfetto, io ho già sbustato il mio pirata e quindi questa già la dice lunga. Sequestratrice di ostaggi. Quando la sequestratrice di ostaggi entra nel campo di battaglia, si lega un artefatto, una creatura bersaglio, finché la sequestratrice di assaggi lascia il campo di battaglia, può lanciare quella carta fin tanto che rimane esiliata e puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi tipo per lanciarla. È troppo forte questa roba. È fortissimo. Finché lei entra in gioco, lascia... è troppo forte. Allora, questa figurina la apriamo assolutamente. Anzi, no, la teniamo qua. Vediamo. Vai. Potremmo non scegliere. La ritroverai nelle bustine. Assolutamente. Premonizione. Speriamo di no. Attenzione, pacchetti. Finalmente un dado che si legge, mica come quelli di Amon. Ok. Oh no, The Hour of Devastation. Andiamo col primo. Allora. Mitica foil. Bel planeswalkerino, un pochettino foil, eh. Allora, abbiamo tessitrice, la mettiamo qua, quindi abbiamo cavaliere, le divido direttamente per colore, diacono consacrato, lama celeste della legione, bellissima, 2-1-3 volante, mettiamo nel bianco, codafrusta è il primo dinosauro, che bello, non vedo l'ora che... Iniziamo a fare il mazzo Jurassic Park. L'apprendista plasmatrice a volare fin tanto che controlla un altro tritone. Questo è forte. Mettiamo qua. Blu verde, attenzione, un altro tritone. Esploratore della giungla. Ci sta, tagliagole della flotta abissale. Ci sta, sequestrare. Ci sta, sintonia con i dinosauri. C'è. Furtiva del fiume. Andiamo dalle non comuni. Questa è una delle carte più belle che hanno fatto, Avanguardia di Adanto. E dopo ci dovrebbe essere la rara, Ruggito della Dunata. O la mitica, è rara. Oh, è rara! Oh, le Dride dell'Antica Crescita, fortissima questa carta. Veramente, veramente forte, a 1-1-3-3, così, d'amblè. E lo mettiamo qua, abbiamo Palude e abbiamo trovato un tesoro, non un amico. Quindi lo mettiamo da parte, mettiamo via la pedina, mettiamo la terra base. Sono in frenzy, Allora, goblin che fruga. Mettiamo qua. Naufraghi disperati. Mettiamo di qui. Nel nero. Malleocefalo territoriale. Divinatrice di Xalli. E la metteremo qua. Sirenide vedetta. Buono. Stiamo sbustando parecchi pirati, quindi la nostra promo è sempre più vicina all'essere giocata. E infastidire, poi guardiano dell'accampamento, accaparratrice della flotta funesta, sempre più difficile leggere le carte. Perfora magie, grande ristampa che aspettavamo con cuore, che forse giocheremo anche un counter così inaspettato nel mazzo. Colpo duplice, fortissimo. Bocca di fuoco sofisticata. Lo mettiamo gli artefatti. Oh, goblin astuto fortissimo, ragazzi, veramente troppo forte. Entra nel campo di battaglia, crea una pedina artefatto, praticamente a due rossi e 1-1 che ti dà un tesoro per avere altro mana, quindi un ramp niente male. Questo è molto forte. Poi abbiamo pilastro delle origini, abbiamo la rara rossa, un altro capitano. Il nostro kit ci sta comunicando e dobbiamo fare pirati. Fortissima, veramente fortissima. Capitana Lannery Fendi Burrasca. Tra le altre cose è una creatura leggendaria, quindi pronti per un Commander monorosso. Tesoro, niente foil. Terza busta. Come la terza puntata, o il terzo appuntamento. Terzo appuntamento. Omicidio su commissione, un bel removal che potremmo utilizzare per il nostro mazzo. Abbiamo Zero Vampirico, una carta fortissima da usare in Sealed. Poi sfondare le fortificazioni,
Poi Raminga dei Venti a 533 volante lampo, quindi non è male. Mago Tritone forte. Branco di Raptor. Torturatore dell'occhio cieco. Lama da saccheggio, fortissima per un mazzo agro come quello che potrebbe essere Vampiri. Altisauro torreggiante. Fronde stridolanti. Coste sconosciute, iniziamo con le non comuni. Oratrice di Commenda, fortissimo, o del Commenda. Ma che figo, troppo forte. A uno metteremo una 2-2, secondo me Tritoni sarà il mazzo che farò. Incendiario della flotta Fendi Burrasca, a 5-4-4 pirata. Poi Chierica Aspiratrice, molto forte per Vampiri. Che forte che sono! Copala, custode delle onde, si sbusta Tritone leggendario blu. Contentissimo. Tra le altre cose, ragazzi, c'è il playmat che è bellissimo con questo art. Mi sa che Tritone ci chiama. Abbiamo trovato tesoro, abbiamo trovato una mappa. Tritone, che bello Tritone, volevo farlo, Tritone blu verde, volevo farlo. In barba a tutte le carte fighe degli altri colori. Molto bene. No, pure Evocatrice di Kingialli, ora è indecisione tra Tritone e Jurassic Park. Avventarsi, bottino dei pirati, colpo sicuro, saccheggio a caro prezzo, guarda che bella che è Brasca. Poi Pia Interdizione, scultore di burrasche, quindi un altro mago Tritone fighissimo, guerriero di fonda linfa, un altro Tritone, ma Tritone è forte. Guardiano dell'accampamento, guardiano dell'avvizzimento. No, Tritone tutta la vita, va che bomba. Abbiamo trovato i plasmatori della natura, che fighi. Poi sulla scia dei predoni. Ma pure il dorso spino robante non è male, creiamo i token, facciamo una collezione di 3-3 dinosauri. Che forte, sacramento sanguinario, troppo forte. Pure questo è forte, è una dura scelta il Pintaudi dovrà affrontare. Vampiro, pedina vampiro, bellissima, 1-1, legame vitale. Ultima bustina, non è vero, penultima. Abbiamo Nuovi Orizzonti, sempre molto carina. Opzione, grande ritorno che ha fatto parlare tantissimo. Bucanieri di Bronzo, Areofante Dissanguatore, lo metteremo qua. Cavaliera dello Pterodonte, Antico Brontodonte o Brontolore. Eliminare, grande eliminare, non manca mai. Cacciatori della Corona Solare, tra altre cose la sto utilizzando come immagine per i nostri FNM. Bellissima. Calice del Gerofante, tra le altre cose è molto forte per rampare, quindi potrebbe essere ottima. Abbiamo un Raptor da compagnia per aggrare un po'. Lamadonte Furioso, guarda qua come mi stanno tentando con un mazzo dinosauri, ma oggi l'avevo promesso al boss. Poi Furfante Spietato, Corridore del Sartime o del Sartiame in realtà. Mitica! Visione traboccante, un giocatore bersaglio pesca 7 carte, 3 mana blu, morbidissimo in sealed. Sei bella ma non balli. Foresta e un Tritone, una pedina Tritone antimalocchio. Vediamo l'ultima cosa ci regala. Un bel pacchetto devo dire. Non è malaccio. Ora sarà difficile scegliere tra dinosauri o Tritoni, lo dirà l'ultimo pacchetto. Guardiano della Costa, Piromante della Flotta Fendi Burrasca, Diagono Consacrato, oppure sti vampiri sono fighi, Giudizio della Legione, forte pure sto coso. Poi Custode della Giada, chissà perché non di Giada, Arenare, Esploratore della Giungla, fortissimo, Accappatrice della Flotta Funesta. Ma questo pure è forte, a 2 una 2-1 che ti dà un mana, guarda che è veramente forte. Scultore di burrasche, guardiano di Ixalli, elementare dell'aria, grande ritorno, grande ristampa. Oh, saccheggiatrice avida, questa non è male, questa non è male per niente, ci fa anche guadagnare una carta. Capitano della flotta funesta, vedi, i pirati stanno cercando di dire la loro all'ultimo pacchetto.
Ah, che forte è il dinosauro, è bellissimo. A 3 un 3-3 minacciare, è già è forte di suo. I giocatori non possono guadagnare punti vita, mi spiace. E ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo di battaglia, loro infliggono un danno al controllo di quella creatura. Che morbidezza. È morbidoso. Attenzione, palude. Cercateci una foil, invece ci regalano un tesoro. Ragazzi, sarà veramente, veramente dura scegliere quale mazzo fare, indecisissimo tra tritoni, l'amore, e poi ci sono questi dinosauri che si fanno ben volere, ma anche i pirati tra promo e le ultime due sbustate mi stanno facendo veramente pensare. Chissà, vi lascerò un po' in sospeso. Vai, ci siamo. Allora, com'è? Ragazzi, è bruttissimo perché ero tutto fomentato sul tritoni. Ero tutto fomentato sul dinosauro. Chi l'avrebbe mai detto che avrei fatto pirati? Ah, pensavo un mazzo di tre base. Le tre base a bordo bianco. Il primo che si è nei commenti che sono terribili fa una finaccia, eliminiamo subito i commenti. Allora, abbiamo deciso di fare i pirati per un semplice motivo. Prima cosa, mi sono accorto che, diciamo, le creature con dei trigger più forti erano quelle pirati. Poi avevamo la promo foil, come facevamo a non giocare pirati. Abbiamo abbastanza rimozioni e siamo molto aggressivi. Per questo meta giochiamo Grixis, quindi rosso, nero, blu. Di blu abbiamo solamente due carte, quindi possiamo splashare con solamente due isole. E abbiamo una terra alle coste sconosciute che ci fixa il mana. Abbiamo anche un piccolo sassetto che ci permette, il pilastro delle origini, di avere un mana colorato. E abbiamo anche parecchi tesori, qualche carta che ci permette di avere il tesoro e qualche divertente carta di side che non facciamo vedere ai ragazzi così non sanno che cosa si aspetta. E mazzo da 40 carte, liscio così, 17 terre e, diciamo, speriamo che la sorte mi assisti per mille boccaporti. Bene, ci vediamo. E questo è il mazzo costruito dal Shoe Daniele Pintaudi. Vedremo nel terzo video dedicato alla Project Experience la sfida di Mere contro Daniele e vedremo chi sarà il vincitore, quale due mazzi vincerà. Al prossimo video and goodbye!